Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qui su Gaming Galaxy. Siamo di nuovo nella torre, io vi ricordo sempre e vi minaccio con la mia bellissima lancia, che non è una lancia, ma va bene così, di iscrivervi al canale se no per caso non lo siete, perché vi vedo che guardate i video e voi non cliccate il tastino iscriviti. È gratis, ragazzi. A me date un sostegno, per voi è tutto gratis. E soprattutto potrete stare sempre aggiornati sui video che faccio uscire sul mio canale e che vi possono magari interessare. Detto questo, oggi parliamo dei Valor Plate e di qui e quindi di che build si possono fare, di come si possono fare le build e soprattutto quali Valor Plate sono più portati per una determinata cosa. Bene, iniziamo subito e andiamo alla caccia dei Valor Plate migliori. Iniziamo col parlare dei Valor Plate, che cosa sono, che cosa possiamo fare con i Valor Plate. Ebbene, i Valor Plate non sono altro che armature che il nostro personaggio, che non vedremo mai nella nostra vita, si metterà addosso per poter combattere tutti i mostri che ci butteranno contro. Mostri che andranno in base alla difficoltà potranno essere più o meno forti, mostri che shotteremo con un colpo, altri mostri che ci shotteranno con un colpo. Quindi tutto quello che riguarda i Valor Plate in realtà è in questa schermata. Che cosa dobbiamo sapere quindi per scegliere il nostro Valor Plate e in realtà per portare in fondo il nostro stile di gioco? Perché i Valor Plate in sé, le differenze che hanno sono solo ed esclusivamente tramite la furia dell'Arconte, che è questa roba qua. Quindi quando noi andiamo a sceglierci un Valor Plate, in questo caso io ho armistizio che fa sempre il 10% di danno breccia in più di tutti gli altri Valor Plate, questa è una cosa unica che hanno ogni Valor Plate, potrò andare a scegliere il mio Valor Plate non solo per l'aspetto esteriore, che ovviamente è una delle cose più fondamentali per giocare a questo titolo, ma dovrò scegliere anche che cosa fa, che cosa mi dà quel Valor Plate a me. A me piace un sacco giocare col danno breccia per il semplice motivo che gioco con armi molto veloci e soprattutto gioco molto con lo scudo. Quindi atterramenti, danno breccia fanno in modo che tenga stunnato l'avversario e che quindi possa creargli colpi mortali molto più velocemente. In questo caso, una volta noi attivato e scelto il nostro Valor Plate, avremo la Furia dell'Arconte. La Furia dell'Arconte è la final, diciamo, del nostro Valor Plate, che si attiva, si può attivare quando si è creato la barra dell'Arconte sotto la nostra vita, quindi l'abbiamo riempita e semplicemente non dobbiamo fare altro che pigiare il nostro bellissimo tastino. Io gioco su mouse e tastiera, quindi per me è la Z ovviamente, e avremo degli effetti su di noi, quindi su di noi e probabilmente anche sui nostri compagni. Che cosa succede? Che non tutti i Valor Plate ovviamente hanno effetto sugli altri. Ce ne sono alcuni, come questo, che per esempio hanno effetto solo su di noi. In questo caso io creo un'onda d'urto che fa breccia sui nemici e infligge danni fisici. Aumento di nuovo il mio danno breccia portandolo al 60%. Aumento i danni ai nemici con breccia. Aumento i danni d'atterramento. Quindi aumento tanti danni, ma al mio Valor Plate e non ai miei compagni. Ci sono altri Valor Plate che, attivando la Furia dell'Arconte, danno bonus ai compagni attorno. Quindi la scelta del Valor Plate, diciamo che si definisce guardando quello che può fare la Furia dell'Arconte. Una volta che noi abbiamo scelto il nostro Valor Plate, quindi con il nostro bonus base e la Furia dell'Arconte che ci interessa, dobbiamo ovviamente andarlo a buildare. Ed è qui la differenza che viene su ogni Valor Plate. La nostra build, non tanto quello che fa la nostra armatura, ma quello che noi andiamo ad inserire sulla nostra armatura. Ma andiamo a vedere un attimino più nel dettaglio. Bene, quindi andiamo a vedere quello che compone veramente un Valor Plate. Dico subito che le build in questo gioco non saranno fattibili. Qualsiasi video che andate a vedere che vi dice: "Ah, la build migliore è una cazzata." E vi spiego la motivazione. Prima di tutto, la build migliore non è detto che voi possiate farla, perché dovete avere il culo di droppare gli stessi oggetti che droppa quella persona. Ma soprattutto, quella persona avrà buildato quella build per se stesso.
perché questo gioco è basato tantissimo, veramente tantissimo, anzi direi che è basato solo su quello, su come piace giocare a noi. Quindi le build degli altri possono essere forti, possono sembrare forti, ma magari in mano a noi non servono assolutamente a un cazzo. Quindi la prima cosa da insegnare è: fatevi la vostra build, fatevi le vostre skill, mettete i vostri aumenti, non guardate quelli degli altri, perché veramente non servono assolutamente a nulla. Ora, una volta imparato questo, andiamo a vedere un attimino come si crea una build, qual è la particolarità, ma soprattutto qual è le cose fondamentali da mettere all'interno di una build. Vabbè, tralasciando l'equipaggiamento, che noi possiamo mettere quello che vogliamo, ok? Per far sì che si alzino i nostri attributi, si alzino i nostri DPS e i punti salute, si alzino ovviamente le probabilità varie ed eventuali e chiaramente anche le probabilità di effetto. Come vi ho detto prima, io semplicemente non ho un Valor Plate che fa effetti, quindi non ho sanguinamenti, ustione, gelo, shock, veleno e maledizione che hanno altri Valor Plate, ma ovviamente il mio bellissimo Valor Plate è basato semplicemente sul danno puro, quindi la probabilità di colpo critico. E come potete vedere, io ho una probabilità di colpo critico che è molto alta. Considerate che il cap è del 40%, quindi comunque sia la probabilità di colpo critico può arrivare al 40%, e ovviamente ho danni bonus critico e danni punto debole, perché chiaramente se posso buildare qualcosa lo buildo su colpo critico o punto debole. Ma andiamo un attimino a vedere le abilità, che sono quelle, diciamo, fondamentali. Di abilità ne avremo veramente una quantità industriale. Ho dei ragazzi che giocano già a livello 50 e che continuano a prendere punti abilità. È probabile che non li potremo prendere tutti, ok? Ma ne potremo prendere la maggior parte. Quindi, le abilità, noi potremo partire dagli quattro angoli, quindi attacchi polari, finezza, lancia scudo e tecnica arma, e in base a noi dove partiremo con le abilità, potremo andare a sbloccare determinate skill che ci interessano. Ogni skill può essere potenziata per 5 volte, quindi ci sono skill che, per esempio, prendiamo l'esempio di Ira, che io ho potenziato 5 volte, ti danno solo ed esclusivamente delle percentuali di bonus. Altre skill, come per esempio il lancia scudo, che non solo ti danno l'aumento in percentuale, ma ti sbloccano anche delle abilità di combattimento che vanno a intrecciarsi e a fondersi con il proprio stile di gioco. Questo cosa vuol dire? Che io, che ho sbloccato lancia scudo all'1 e un mio compagno che l'ha sbloccato al 3 o al 4 direttamente, io potrò fare le sue stesse identiche cose, ma lui probabilmente avrà un'altra skill in più e potrà farle sicuramente meglio. Quindi, come potete capire, già da qua, già dalla nostra scelta delle skill, avremo un armor plate, quindi una valor plate, completamente diversa dal nostro compagno. Anche avendo la stessa valor plate, anche avendo lo stesso equipaggiamento, perché le skill sono personali. Ovviamente noi sceglieremo le skill che ci interessano di più. L'altra cosa fondamentale da vedere sono gli aumenti. Gli aumenti sono delle cose che si sbloccano da livello 10 in poi. Avremo un numero massimo di potere aumento, che in questo caso arriverà, se non sbaglio, a 100. Quindi noi potremo mettere tot aumenti in base al punto, ai punti che valgono gli aumenti. Se noi potenzieremo un aumento, aumenterà il punteggio qui sotto e di conseguenza aumenterà il consumo di potere, ok? E questi aumenti, come potete leggere, ci danno delle percentuali in più su quello che normalmente noi possiamo fare. Questo è un ulteriore sviluppo del Valor Plate che fa sì che quello che noi andiamo ad inserire come aumenti farà differire da tutti gli altri Valor Plate del circondario quello che facciamo noi. Quindi non è il Valor Plate realmente a dare la differenza in gioco, ma sono le abilità e gli aumenti che lo fanno. Questo è l'essenza di un Valor Plate e questo è quello che il gioco ci dà. Ovviamente, come potete immaginare, di aumenti ce ne sono veramente una quantità industriale, ok? Dai più bassi, mettiamolo per rarità, dai più alti
ok? Possiamo averli leggendari, epici, non comuni, eccetera, eccetera. In base al livello, chiaramente, come potete vedere, abbiamo talmente tanti aumenti che tra le altre possono essere anche simili tra di loro con percentuali diverse, che realmente il nostro Valorant può assumere qualsiasi tipo di aspetto. Un'altra cosa da tenere fondamentale sono, come ultima cosa in realtà, sono queste tre skill. Ovviamente la forza è il danno che noi faremo con l'arma in mano al nostro nemico. Lo spirito è ci serve per svariate cose, come per esempio aumentare la fuori dell'arconte più velocemente, utilizzare lo sventranime, andare in ira più facilmente, quindi avere un attacco ritmato più facile, avere un attacco più polare più forte. Diciamo che se volete sapere che cosa fanno queste tre cose, non dovete andare altro che nel codex gameplay e controllare nel gameplay che cosa vi dà. Gli attributi, la difesa, la visione spirituale, la difesa, gli attributi vari ed eventuali. Qui vi spiegano tutto, tutto quello che c'è da sapere sul gioco. Quindi non sapete una cosa? Non chiedetela su Facebook. Andate in Codex Gameplay e leggetela. Sono tre righe. È molto, molto, molto semplice. Bene, andiamo quindi adesso a vedere quali sono, per me ovviamente è sempre una questione personale, i migliori Valor Plate e soprattutto quelli che secondo me dovreste sbloccare fin dall'inizio. Ok, rieccoci per l'ultima fase, quindi quali sono i Valor Plate secondo me migliori e quali secondo me potreste sbloccare. Ripeto, è una vostra scelta personale, io sinceramente li ho controllati e alla fine mi sono tenuto Armistizio, che è stato il secondo Valor Plate che ho sbloccato dopo il primo che ti viene dato automaticamente durante la storia, dopo la prima missione, perché mi sono trovato subito bene e coincide col mio stile di gioco. Quindi ne ho provati ovviamente altri e andiamo a vedere un attimino quello che realmente possono fare. Armistizio, tralasciando che è uno dei Valor Plate più belli secondo me, ma anche secondo quasi tutti gli altri, è sicuramente uno dei Valor Plate più utili. Questo perché non soltanto ti dà il danno breccia, che è il danno che fa stunnare le persone, quindi i mob che hai di fronte colpendoli, ma quando vai in arconte è veramente infermabile. Letteralmente è infermabile. È una roba oscena e si è praticamente immortali se si ha anche un po' di rec di vita. Per quanto riguarda invece la sgretolanima, che è un altro modo di giocare, lo scoprirete, lo sgretolanima fa sì che voi ignoriate totalmente l'armatura dell'avversario, quindi in questo con determinati attacchi. Quindi in questo caso chiunque voglia giocare ovviamente con sgretolanima e accumulo sgretolanima, il grigio falco è sicuramente il top in questo caso. Veramente ispirato anche questo Valor Plate, lo usa un mio compagno, è veramente veramente forte anche quello. Per quanto riguarda invece il sanguinamento e anche essere un pochino tank, questo è veramente veramente comodo. Prima di tutto evoca tre sentinelle fisiche quando si va in arconte e quindi è molto comodo in questo caso avere degli aiuti, ma soprattutto infligge molti molti danni fisici quando si va in arconte, non soltanto di sanguinamento ma proprio in sé danni fisici veri e propri. Non è il top secondo me sui danni, però può essere un buon ibrido tank DPS. Lei fa vuote maledizioni ed è una delle mie preferite, ovviamente. È veramente, veramente bella, nel senso che il vuoto fa sì che rallenti l'avversario. Le tre sentinelle che voi andrete a creare rallenteranno, spareranno dei raggi che rallenteranno l'avversario e vi posso garantire che fa veramente tanto male. L'avversario è in balia totale vostra, comprensivi di boss. Io ve lo dico già di base, i boss comprensivi, quando voi mettete giù, entrate in arconte, mettete giù le tre sentinelle e ci sono tra le altre le armi con la possibilità di evocare le sentinelle ogni volta che noi faremo una tecnica del nord, veramente potrete riempire la zona di sentinelle e far sì che tutti i mostri non si muovano. Altro Valor Plate molto forte è il vertigo, si è già visto ovviamente durante i trailer. Lo shock è forse il danno più forte di questo gioco, è veramente veramente forte.
Non ci sono altre cose da dare. Infligge danni d'aria, ma questi è il minimo. Sono proprio i danni shock. La probabilità di infliggere i danni shock che fa veramente un effetto mostruoso. Anche su di noi. Per assurdo, i nemici che fanno shock sono quelli più difficili da battere e soprattutto sono quelli più complicati da sconfiggere. Perché lo shock non ti dà un effetto secondario, ma ti shotti proprio, ti toglie vita costantemente. Mentre l'ustione e il sanguinamento, tu hai un counter di secondi, per cui l'ustione e il sanguinamento passano dopo un po' e di danni non te ne fanno più di tanti. Lo shock non ha un counter, ti toglie direttamente la vita ogni volta che ti colpisce. Veramente forte. Questo, secondo me, è il DPS più forte di tutti, basato sul critico elementale. Lui è il tank per eccellenza. Cornegilda, assolutamente tech per eccellenza. Come potete vedere, subisce già il 5% dei danni in meno. In più, ogni volta che noi andiamo in Arconte, richiama tre guerrieri spirituali che ci danno una mano. E in più, quando andiamo in Arconte, ovviamente prendiamo il 30% dei danni in meno io e tutti i miei vicini. E quando vengo colpito, sparo tre proiettili che infliggono 20 danni fisici a tutti i nemici vicini. Questo non serve assolutamente niente perché 20 danni fisici non servono veramente a nulla, ma se noi lo buildiamo con sovrascudo, quindi ogni volta che veniamo colpiti ci viene dato sovrascudo, ma soprattutto buildiamo con cose per curare, per dare sovrascudo, per dare danni in meno, questo è veramente inabbattibile. Anche questo è uno dei miei preferiti, però è anche il più brutto di tutti. È un polipone, ragazzi, è un polipone. È proprio il più brutto di tutti. Lei è la support più forte, invece, secondo me. Si chiama Illumia. Come potete vedere, dà il 15% dei danni ai punti deboli. Quindi si può buildare su danno critico e punto debole. È però un bellissimo support quando si va in Arconte. Che, come potete vedere, dà il 40% ai punti deboli. Darà anche il 40% ai punti deboli quando si sferra un colpo mortale. È veramente, veramente comodo, ok? Ed è secondo me uno dei support. Io li chiamo support, in realtà non lo è perché comunque è un DPS, anche questo, più belli. Anche l'armor è molto ispirata e secondo me fa veramente il suo. Fa veramente il suo. È anche questo basato sul critico. Dovete stare attento perché è abbastanza fragile, quindi se non buildate tanta vitalità e tanto spirito, questa Lumia non fa così tanto effetto. Direi che questi tre li possiamo totalmente ignorare, come abbiamo ignorato gli altri. Per me questi erano i Valor Plate migliori. Ovviamente per costruirli dovrete arrivare ad avere l'acqua e l'aria, chiaramente, per quanto riguarda le varie monete della terra e le monete dell'acqua, le monete dell'aria. In pratica dovrete andare a prendere, a farmare determinati componenti per poterli costruire, ma direi che con questo è tutto. L'infarinatura ai Valor Plate l'avete avuta e se avete altre domande per quanto riguarda i Valor Plate, beh, postatemele qui sotto al video e io sarò molto lieto di rispondervi. Bene, con questo è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale Facebook se per caso non lo avete ancora fatto. È qui in descrizione del video. Credo sia l'ultimo in descrizione, il penultimo in descrizione del video. Vi ricordo anche, se volete e giocate da PC, di entrare sul Discord. Troverete un sacco di persone che giocano sul Discord, dalla pagina Facebook e in realtà anche in generale dal Discord stesso, che ormai stiamo diventando veramente grandi. Superiamo le 500 persone, non che giocano soltanto a Godfall, ovviamente, ma giochiamo ad altri titoli. Comunque, siete sempre tutti benvenuti, giocherete con me e con tutti gli altri. Io vi saluto e GG a tutti quanti.